Salve, eccoci arrivati alla quarta lezione. Nelle prime tre lezioni abbiamo esaminato i disturbi di ansia, certamente non la loro esaustività. Abbiamo esaminato il disturbo di ansia da separazione, il disturbo di ansia nella loro accezione generale. Abbiamo esaminato altresì il disturbo ossessivo compulsivo. Prima di continuare sempre sui disturbi di ansia, che sono molteplici e comunque già nelle prime tre lezioni definite nelle loro caratteristiche essenziali, volevo fare un piccolo intermezzo, anche questo a livello definitorio, a livello di trattamento, sul disturbo depressivo. Disturbo depressivo che nell'età evolutiva è sottostimato, non particolarmente studiato, ovviamente perché misconosciuto e probabilmente sottodiagnosticato, che può avere delle conseguenze non riconosciute nell'età evolutiva. Parlerò sia del disturbo depressivo specificatamente nell'età infantile e poi le caratteristiche comuni a tutte le fasce evolutive, a tutte le età, a tutte le fasi di sviluppo e il trattamento relativo. Tanto che si intende per depressione. La depressione può essere di due tipi, una depressione di tipo reattivo e una depressione di tipo clinico. Sono molto differenti da un punto di vista comportamentale, di manifestazione e di gravità. La depressione reattiva è uno stato di umore depresso, di affaticabilità, di sensi di colpa, quindi di pensieri che virano sull'attribuzione di colpa per il proprio stato, per un evento che è accaduto, che sono reattivi appunto secondari ad un lutto, ad una perdita. Di solito durano poco, sono circoscritti nel tempo e si risolvono anche senza sostegno farmacologico. La depressione clinica invece è più pervasiva, dura molto di più nel tempo, nei casi gravi necessita di sostegno farmacologico. Le caratteristiche di un disturbo depressivo clinico è, da un punto di vista di pensiero, appunto, dicevo prima, il senso di colpa, il senso di, non solo di colpa, ma di indegnità, sentirsi in colpa per qualcosa che si è commesso, sentirsi indegni della felicità, ad esempio. Sentimenti di inadeguatezza. E sentimenti, sentimenti negativi, cioè abbiamo per esempio nell'umore depresso una facile reperibilità di memorie negative. Proviamoci a mettere in uno stato di depressione o di umore triste, ad esempio pensando a quando si è allontanato un nostro caro, e immediatamente a cascata ci recupereremo dalla memoria tanti ricordi negativi connessi o meno a quell'evento. È una catena fondamentalmente infinita. Ecco perché cambiare subito lo stato emotivo e pensare a qualcosa di positivo permette di non concatenare eventi negativi l'uno dietro l'altro e quindi di non peggiorare lo stato, visto che emozioni e pensieri sono concatenati. A livello motorio si può avere indifferentemente o un'agitazione psicomotoria o un rallentamento psicomotorio. Da un punto di vista invece dell'appetito, una diminuzione o aumento dell'appetito. Da un punto di vista cognitivo, attenzione labile, facile distraibilità. Da un punto di vista del sonno, depressione, insonnia o ipersonnia, ovvero colpi di sonno durante il giorno, sono molto frequenti. Per poi arrivare quindi cognitivamente a livello di pensiero, a livello quindi di emozione, a livello di comportamento, ad una anedonia, si arriva ovvero ad una sensazione di incapacità di provare qualsiasi piacere. Ecco, una definizione della clinica distintiva della depressione è una mancanza di piacere, un non provare più piacere per quelle attività che prima erano una fonte di gioia, anche semplicemente parlare con un amico, coltivare un hobby. Parlavo prima inizialmente della depressione infantile. La depressione infantile ha tutte le caratteristiche prima delineate. Si diagnostica, è possibile diagnosticarla tra 0 e 36 mesi. Questa depressione infantile così precoce è caratterizzata da una regressione dello sviluppo. Per cui, ad esempio, il bambino ha ottenuto delle fasi evolutive. Facciamo un esempio: l'acquisizione del linguaggio. E improvvisamente lo perde questa funzione. Può iniziare a balbettare, può iniziare a emettere fonemi più semplici, parole più semplici. Queste sono delle caratteristiche. O anche fasi di sviluppo precedenti, quindi può tornare a fare la pipì a letto quando non la faceva più, come sintomo caratteristico. Poi il bambino non protesta più di fronte, ad esempio, all'assenza della madre. Questo l'ho notato per uno dei primi Spitz, un René Spitz, uno studioso, che notava come i bambini orfanotrofio, che poi manifestavano sintomi depressivi molto gravi, proprio perché sapevano in qualche modo che nessuno li avrebbe attenzionati, anche perché erano un grande numero, non c'era un'attenzione ad personam, gridavano, strillavano per avere il latte, per avere le cure materne, improvvisamente non strillavano più. E lo stesso Spitz notò come la probabilità di sopravvivenza era maggiore se il bambino strillava o urlava piuttosto che se il bambino stava
evidentemente in silenzio e si arrendeva alla noncuranza delle figure sostitutive o delle figure di riferimento madre e padre. Ancora il bambino non socializza, è un'altra caratteristica. 0-36 mesi si comprende perfettamente come la gravità si può approfondire se il bambino non viene visionato in tempo, non viene diagnosticato, non viene colto questo malessere. Le motivazioni sono varie, già l'abbiamo detto, possono essere delutti precedenti, separazioni traumatiche, improvvise, a cui il bambino non dà senso, o anche l'adulto non dà senso, anche problemi di salute gravi, una malattia oncologica tra i più gravi, un disturbo somatico comunque in cui la mobilità è attenuata e la persona non si riconosce più in come era prima, c'è questa inaccettabilità di una condizione, per esempio, di attività fisica e poi di inattività fisica dovuta ad esempio ad un incidente stradale, e questo può provocare sintomi depressivi. Altre caratteristiche, lui ti ha già detto, ma anche separazioni conflittuali, problematiche familiari, la lista è molto lunga, non è esaustiva, questi sono alcuni esempi. La terapia si fonda, terapia cognitivo-comportamentale in questo caso, prende la caratteristica dell'anedonia detta prima, cioè l'incapacità estrema a provare piacere in qualsiasi attività. L'umore depresso provoca un'incapacità di provare piacere in attività precedentemente caratterizzate da un senso di soddisfazione personale. Per evitare o per attenuare quest'outcome, questa conseguenza della depressione, Beck ha individuato una tecnica specifica che si chiama programma delle attività, è la classica tecnica utilizzata nei casi di depressione medio lieve e grave, insieme in caso, insomma, abbinata alla farmacologia. Terapeuta e paziente insieme programmano settimanalmente, quindi in maniera anticipata, delle attività, le classiche attività che il paziente faceva prima di non provare più alcun tipo di piacere, che il paziente deve implementare, deve effettivamente effettuare da solo, prima col terapeuta e poi da solo a casa, a prescindere, questo è fondamentale da comprendere, a prescindere dall'effettivo piacere che prova. Potrebbe anche in teoria, probabilmente all'inizio accadrà così, non provare alcun piacere, visto che la depressione provoca la mancanza di piacere e di godimento nelle attività. In ogni modo lo deve fare per riprendere. Tra l'altro l'abitudine all'attività che contrasta l'inattività precedente della depressione, e insieme al godimento, alla soddisfazione che ha provato per quell'attività che varia da un range da 0 a 5, inserirà anche la bravura, quanto si sente bravo. Per evitare, cosa avviene nella maggior parte dei casi, almeno all'inizio, che il paziente dica non provo alcun piacere, mi sento assolutamente inutile, benché l'attività l'abbia effettuata, il fatto che senta inutile prescinde dal fatto che abbia effettuato con successo l'attività. La depressione è una sensazione interna di essere inadeguato, che contrasta talvolta con l'esame di realtà per cui è stata effettuata bene l'attività. Direi di più, la depressione si accompagna al perfezionismo. Persona depressa è quella che, con dei tratti ossessivi, tendresse, si deprimerà perché nella sua concezione perfezionistica delle attività, se l'azione non è perfetta è come se non l'avesse effettuata. Quindi ecco, il fare e dire al paziente fai l'attività a prescindere dal risultato contrasta anche il perfezionismo, che una delle cui dei cui correlati è la depressione. Si anticipa quindi il fallimento. Il terapeuta deve anticipare il fallimento possibile che avverrà, ma più che il fallimento dell'attività, ripeto, il fallimento nella percezione della completezza e dell'accuratezza di questa attività. Il soggetto che poi man mano si abitua, ecco, il cervello deve riabituarsi, all'inizio può sembrare forzatamente, ma è tutto programmato, schedulato, tutto tabellato a fare. L'azione del fare di per sé, il comportamento ha un rebound, cioè ha un riflesso sul pensiero e sull'emozione. Se io faccio qualcosa e mi abituo a farla, questo garantitamente mi porterà ad avere un qualche effetto. Già il fatto di vedermi in attività, muovermi verso un obiettivo che sia più o meno convinto o emotivamente di poterlo raggiungere, mi permette gradualmente di recuperare quella vitalità, quell'energia, quella voglia di fare e di migliorarmi, che sono caratteristiche delle situazioni di normalità,
in cui si accetta il rischio, si accetta il fallimento e si gode delle piccole cose quotidiane, delle piccole così poi come delle grandi conquiste. La depressione, in ultimo, consideriamo che tranne nelle situazioni cliniche molto gravi, si presuppone una cura senza farmacologia, che comunque va ad aiutare nei casi in cui si deve reintegrare la serotonina, quindi la quantità di serotonina, l'ormone del piacere, cui abbassamento è collegato all'insorgenza della depressione. Ma lo psicoterapeuta, a differenza dello psichiatra, presuppone, almeno nelle fasi lievi, il non utilizzo di una farmacologia che ha supporto nei casi gravi e che comunque ha tutta una serie di effetti di tipo secondario, quale ad esempio l'aumento del peso, quale ad esempio una serie di correlati che in alcuni casi sono vissuti dal soggetto comunque come problematici. Non è da escludere la farmacoterapia, ma è da discutere, non è da escludere, ma è da discutere con i competenti. Nei casi, partiamo dai casi medi ai casi di gravità elevata e soprattutto, come ho già detto, per disuguaglianza separazione, da sconsigliare o nei casi di adolescenti, nei casi di infanti, nei casi di bambini in cui il cervello plastico, la neuroscienza ha dimostrato, ha di per sé le caratteristiche per potersi riprendere, per poter riprendere quelle normali funzioni che invece il cervello adulto riprende con difficoltà. L'abbinamento psicoterapia, farmacologia esiste nei casi gravi, ma è da valutare molto attentamente con lo psicologo, molto attentamente col medico, e qualora poi esistano delle situazioni per cui il soggetto, ad esempio, non riesce ad articolare bene le parole, comunque nei casi veramente gravi. Ma è da valutare nei casi lievi, si tenta sempre, cioè la strada dell'autonomia funzionale che deriva dalle tecniche cognitive, dalle tecniche comportamentali, senza un supporto che poi diventa nel tempo, potrebbe scatenare nel tempo altri effetti soggettivi e non gestibili. Ci vediamo presto.